Buona serata dalla redazione del TGTN. In primo piano nel nostro telegiornale c'è un'inchiesta oggi sulla prima pagina del New York Times. Che cosa dicono gli americani? Hanno fatto un giro sulla 3 Salerno-Reggio Calabria e questa mattina evidenziano dalle colonne del quotidiano americano che sono stati spesi tantissimi soldi che hanno prodotto pochissimi risultati. Il primo innanzitutto che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ad oggi ancora non è stata completata e, scrive ancora il New York Times, è stata gestita anche dalle cosche, come hanno dimostrato diverse indagini giudiziarie. Ma c'è un altro problema evidenziato oggi sul New York Times ed è quello relativo alle prospettive di sviluppo. Questa autostrada è stata costruita in un territorio che negli anni non è cresciuto e questo anche per colpa della politica italiana, tant'è che nel titolo iniziale il New York Times dice A3 emblema del fallimento dello Stato italiano. Parleremo poi di cronaca con una operazione che è stata condotta oggi nella provincia di Cosenza, la politica ovviamente, come ogni lunedì c'è lo sport, prima però i titoli del nostro telegiornale. Nulla incarna i fallimenti dello Stato italiano più nettamente della Salerno-Reggio Calabria. Il giudizio del New York Times è durissimo. Lo Stato ha speso milioni di euro per un'arteria ancora non completata. La Salerno-Reggio preda degli appetiti, delle cosche. Un'organizzazione perfetta che assisteva all'esquillo in tutto ciò di cui avevano bisogno, dalla pubblicità all'appartamento, all'automobile per gli spostamenti in cambio di un versamento settimanale di 500 euro. Il giro è stato scoperto a Cosenza da polizia e carabinieri ed ha portato all'arresto di 7 persone, per altre 4 disposto l'obbligo di firma. Gianfranco Fini a Cosenza parla della lista per l'Italia e dell'alleanza con Casini. Occorre, ha detto, recuperare i valori della politica e chiede un patto tra le forze in campo per lasciare fuori dalla competizione condannati e indagati. Ai piedi della Certosa di Serra San Bruno, Scopelliti e Lega Ambiente si stringono la mano e tornano a dialogare dopo le polemiche dei mesi scorsi e la promessa di querele. Scoppia la pace. Una delegazione del Parco Marino Riviera dei Cedri ha esplorato l'isola di Cirella, patrimonio di bellezze naturali e storiche. La mission è quella di valorizzarne fascino e mistero. Il Cosenza per 2 volte in vantaggio, al Celeste si fa rimontare dal Città di Messina, il Montalto ferma l'altra squadra dello Stretto, mentre la Vibonese si aggiudica il derby con il Sambiase. Lega Pro, giornata da dimenticare per il Catanzaro e la Vigor, entrambe sconfitte. Minuti di nuovo, buona serata dalla redazione di Teleuropa. E allora, in primo piano c'è la prima pagina del New York Times, la vediamo tra un attimo. In sostanza, che cosa scrivono gli americani? Ecco, questa è la pagina ovviamente del sito web del New York Times di oggi, inchiesta sulla Salerno-Reggio Calabria, il giudizio è durissimo. Il quotidiano americano giudica la Salerno-Reggio emblema del fallimento dello Stato italiano. Ci sono ancora, nonostante gli anni e la mole di soldi spesi, cantieri aperti. 10 miliardi sono stati spesi dal 2001 fino ad oggi. La 3, dice il New York Times, fa gola alla criminalità organizzata e questo è evidenziato anche dalle diverse inchieste che hanno portato alla luce in questi anni i patti stretti tra le cosche per spartirsi la gestione dei macrolotti e degli appalti. È un'autostrada costruita in una regione dove la disoccupazione giovanile è al 40%, scrive ancora il New York Times, e non ha prodotto i risultati sperati anche in termini di sviluppo per il territorio. Basti pensare che in Calabria non esiste l'alta velocità e che il porto di Gioia Tauro è scollegato dalle principali arterie. Fattori questi che vengono osservati con molta preoccupazione dall'America e sono simbolo di politiche poco attente al territorio in un momento di magra un po' per tutto il vecchio continente. Questo in sintesi il giudizio del
New York Times, giudizio durissimo sulla nostra arteria e più in generale sulle politiche che hanno accompagnato la gestione dei fondi nell'Italia meridionale nel corso di questi ultimi anni. Siamo adesso alla cronaca con un'operazione che è stata compiuta oggi tra Cosenza e Rende da polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di 7 persone per sfruttamento della prostituzione, da 70 a 500 euro a prestazione. Organizzazione molto attenta in realtà a tutti gli aspetti della pratica, chiamiamola così, e c'era chi pensava tra le altre cose anche alla pubblicità delle squillo. Facciamo il punto nei nostri servizi. 7 arresti e 4 obblighi di dimora e di firma. È il bilancio di una vasta operazione antiprostituzione che è stata eseguita tra Cosenza e Rende dalla polizia e dai carabinieri. Tra gli arrestati c'è anche un ex maresciallo dei carabinieri. Smantellata una presunta organizzazione che reperiva e gestiva diverse case di appuntamento. Alle donne coinvolte, quasi tutte sudamericane, il gruppo forniva protezione, avvalendosi della collaborazione di soggetti inseriti nel circuito criminale della zona. L'organizzazione assicurava anche la disponibilità di autisti, che accompagnavano le prostitute nei casi in cui fosse necessaria una prestazione fuori sede. Ma il gruppo criminale si preoccupava anche di altri aspetti pratici, come l'inserimento sui giornali e su internet della pubblicità delle offerte a sfondo sessuale. Forniva un pacchetto tutto compreso che andava dal reclutamento delle donne, per lo più provenienti dal Sud America, al loro posizionamento in abitazioni all'interno della città e l'inserimento su internet, su bacheche online, nonché su giornali, ma anche lo spostamento delle eventuali prostitute per prestazioni fuori sede. Il giro affari è piuttosto alto, andiamo potuto accertare che le donne pagavano i loro sfruttatori circa 500 euro a settimana, comprensivo sia dell'uso dell'abitazione che della percentuale da versare poi agli sfruttatori, quindi un giro di prostituzione un giro di affari abbastanza alto. In base alla loro bellezza, le prostitute erano state divise in due distinte categorie ed i costi delle prestazioni variavano dai 70 ai 500 euro. Le indagini sono partite nel 2010, a seguito di alcuni spari esplosi contro l'abitazione di una delle donne per intimidirla. Eccoli gli agenti della squadra mobile di Cosenza mentre attraversano la città dei Bruzzi e quella del Campagnano per eseguire gli arresti. Si muovono con cautela nel buio della notte, raggiungono i destinatari, ovviamente colti di sorpresa, e dopo la notifica del provvedimento, momenti non facili soprattutto per i familiari, li portano in questura. Nel giro di qualche ora tutte le ordinanze sono state eseguite. Dopo l'espletamento delle formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati in carcere. Un nuovo colpo dunque al dilagante fenomeno della prostituzione. Un'altra presunta organizzazione individuata e smantellata. Complesse le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza diretta da Dario Granieri che hanno portato agli arresti odierni. Pedinamenti, intercettazioni, appostamenti. A differenza di altre operazioni, pensiamo a quelle effettuate su Corigliano nella Sibaritide, dove l'attività veniva svolta lungo la 106, sotto gli occhi di tutti, con le prostitute in attesa di clienti occasionali, qui il meccanismo era più raffinato. Niente strada, ma appartamenti dislocati tra Rende e Cosenza. Nessuna improvvisazione, ma appuntamenti prefissati. Ampia facoltà di scelta per bellezza ed età. Le ragazze più appariscenti, quindi più quotate, erano riservate a chi poteva sborsare più soldi. Le altre, mutuando il crudo linguaggio di mercato, venivano offerte a prezzi più contenuti, se non stracciati. Un sistema ben oleato in cui ogni componente, decisive per accertare le singole responsabilità, le intercettazioni, svolgeva il suo ruolo cercando di non commettere errori, di non attirare l'attenzione. L'organizzazione pensava a tutto, curava ogni singolo dettaglio. Un'attività lucrosa, la prostituzione, che non conosce crisi, che può contare su una continua richiesta e una notevole offerta, diventata anche un grosso business criminale. Centinaia, migliaia le ragazze comunitarie ed extracomunitarie che entrano non per libera scelta, ma con l'inganno, il ricatto, la violenza in questa spirale da cui diventa difficile uscire. Merce d'oro per gli sfruttatori, siano essi 'ndranghetisti o comuni delinquenti.
E allora, all'inizio del nostro telegiornale abbiamo parlato di infrastrutture, della Salerno-Reggio Calabria, delle condizioni in cui si trova oggi l'arteria con il contributo che dà il quotidiano il New York Times. Bene, di mancato sviluppo e di infrastrutture hanno parlato anche oggi i sindacati di CGIL, CISL e UIL che hanno annunciato ai giornalisti la grande manifestazione che si terrà sabato a Catanzaro. I sindacati si sono fatti due conti e pensano di portare in piazza dalle 30.000 alle 40.000 persone. E hanno puntato su tre aspetti. Il primo, lo stiamo leggendo insieme, è quello relativo al potenziamento delle infrastrutture. L'altro aspetto è legato all'economia, quindi con la necessità di creare una fiscalità di vantaggio per attirare gli investimenti privati e contrastare la criminalità. Altro aspetto che abbiamo visto essere centrale. L'appello è stato rivolto anche alla Chiesa e agli imprenditori affinché sostengano la piattaforma sindacale con la quale si chiede al governo Monti di avviare un tavolo istituzionale nazionale con il quale si decidere interventi finalizzati a colmare il divario socio-economico della Calabria con il resto del paese. Di prospettive di sviluppo, della necessità di guardare oltre la crisi, di colmare il gap tra nord e sud Italia, ha parlato anche il presidente della Camera, il leader di Futuro e Libertà, Gianfranco Fini a Cosenza, volgendo lo sguardo ormai, e non poteva essere altrimenti, alle politiche della prossima primavera. Ha parlato anche di alleanze, delle vicende giudiziarie che hanno interessato la classe politica in questi ultimi mesi, sottolineando un fatto: bisogna accelerare nel disegno di legge anticorruzione. Sentiamo Rosalba Baldino. È una Cosenza diversa quella che ieri ha accolto il Presidente della Camera Gianfranco Fini dalla contestazione della destra che, armati di striscione, lo hanno invitato a dimettersi al parterre del Cinema Italia. Il presente è cosa diversa dal passato e dalle folle plaudenti che lo hanno accolto in città. Il ricordo è vivo, tanto che lui stesso a dire al termine del suo intervento: ci rivediamo in Piazza Fera. Ma oggi anche quel luogo ha un nome diverso. Fini e la sua lista per l'Italia tenta di riannodare le fila con i territori dopo la debacle di un PDL alla ricerca di una nuova identità. Oggi la sfida è presentare ai cittadini un programma credibile. Il tempo stringe, il prossimo appuntamento con le urne non è lontano, allora bisogna preparare il terreno, e non è facile dopo lo scandalo delle regioni che ha alimentato il vento dell'antipolitica. Si tratterà in buona sostanza di presentare un programma che non sia un libro dei sogni, che sia basato su poche cose concrete ma fattibili. Un programma che garantisca, se sarà premiato dagli elettori, che l'Italia non torni indietro come se nulla fosse accaduto in questi mesi. Un programma che dovrà continuare l'agenda del governo Monti per quel che riguarda il rigore e il contenimento della spesa, ma necessariamente dovrà anche indicare delle vie per il rilancio dell'economia e quindi per garantire anche la tutela dei ceti socialmente più deboli. Questa sarà la grande sfida dei prossimi mesi. Il saluto istituzionale del sindaco della città Mario Chiuto, poi l'intervento di Fabrizio Falvo, coordinatore provinciale di Futuro e Libertà, che cita lo speciale sanità andato in onda sulla nostra emittente per raccontare l'emergenza del comparto, e il duro scontro tra il presidente della provincia Mario Oliverio e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Paolo Gangemi. Poi è la parlamentare Angela Napoli a presentare il progetto di lista per l'Italia, ma le regole del nuovo corso e Gianfranco Fini a dettarle. Basta, ha detto il presidente della Camera, a personaggi equivoci nelle liste. Il messaggio è chiaro: serve un'inversione di rotta. Continuiamo con la politica. Oggi il tour del presidente Scopelliti a Serra San Bruno. Presidente Scopelliti che incassa, così diciamo, la pace con Legambiente dopo le frizioni di quest'estate sui dati dello stato di salute del nostro mare, quel botta e risposta che è andato avanti per settimane, ma che viene contestato da un gruppo di cittadini a Serra San Bruno. E questo perché? Per chiedere, i cittadini hanno chiesto di salvaguardare il presidio del centro del Vibonese. Allora, facciamo il punto di questa giornata nel servizio, vediamo. Chissà,
sarà stato il luogo ideale per la riflessione e la riconciliazione? Sarà stato il clima ancora mite malgrado siamo ad ottobre? O più semplicemente perché si era in montagna e non più in riva al mare, ma l'iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo, tenutasi a Serra San Bruno, ha avuto un risvolto simbolico dal forte valore politico. Questo perché tra i tanti partecipanti spiccava la presenza del presidente della Calabria Giuseppe Scopelliti. E così, come d'incanto, l'incanto che solo la certosa di Serra San Bruno può regalare, scompaiono le furibonde polemiche estive tra Legambiente e Scopelliti, stamattina di nuovo insieme nel nome ed in favore della natura, un aspetto subito colto dai dirigenti di Legambiente. Ma speriamo che San Bruno abbia portato bene, sicuramente lo è, la giornata è splendida dal punto di vista organizzativo, c'è una grande partecipazione di ragazzi, di scolaresche e ci ha fatto molto piacere la presenza del Presidente della Giunta regionale che ha riconosciuto sia con la presenza che con le parole l'attività che Legambiente svolge su tutto il territorio calabrese. Dal canto suo il Presidente Scopelliti ha voluto sottolineare il valore del messaggio insito in questa manifestazione evidenziando l'apprezzamento per le associazioni di volontariato che si impegnano in questo settore. Insieme ai ragazzi, insieme a Legambiente lanciamo questo messaggio importante, bisogna sempre di più avvicinare i giovani, i giovanissimi, i nostri bambini ad apprezzare la nostra la natura e quindi a saper valorizzare questo grande patrimonio che sono i nostri boschi, i nostri territori, le nostre città. 150 anni di vita della Camera di Commercio di Cosenza a servizio delle imprese, un traguardo importante che arriva in un momento particolarmente delicato per l'economia del nostro paese e del Sud Italia in particolare. Ci sono tutta una serie di appuntamenti per festeggiare questo particolare anniversario, ma sarà anche occasione per discutere di Sud, di rilancio e di prospettive di sviluppo. Vediamo. Da 150 anni pensiamo al futuro e questo è il motto scelto dalla Camera di Commercio di Cosenza per festeggiare il suo importante traguardo. Tanti gli eventi preparati per l'occasione che avranno il loro clou nei giorni 15 e 16 ottobre. Ci saranno incontri culturali e di approfondimento centrati sulle produzioni tipiche, la dieta mediterranea, l'innovazione e la ricerca e che si avvarranno della presenza di esperti internazionali. E ci sarà anche una mostra di fotografie storiche. Le Camere di Commercio hanno un grande compito, hanno una grande missione e in questo oggi poi noi la ripercorriamo in questa settimana di eventi per dire qual è il ruolo delle Camere di Commercio e quali sono tutti i processi di natura economica a qualunque livello. Le Camere di Commercio devono essere coinvolte perché ritengo che all'interno del mondo camerale si istituzionalizza un po' tutto quelli che sono i processi produttivi. Una parte importante negli eventi organizzati ce l'avrà anche la Fondazione Carical. C'è un legame antico ed attuale tra la Fondazione della Cassa di Risparmio e la Camera di Commercio, soprattutto di Cosenza. Antico perché la Camera di Commercio ha sempre fatto parte del Consiglio d'amministrazione della vecchia, dell'antica Cassa di Risparmio. Attuale perché soprattutto con il Presidente Cagliotti c'è un rapporto di fortissima collaborazione. I festeggiamenti per i 150 anni della Camera di Commercio di Cosenza si terranno in parte anche all'Università della Calabria. Anche con questa istituzione ci sono frequenti e proficui rapporti. Perché sempre di più le aziende hanno bisogno di quadri altamente qualificati sul piano culturale, sul piano dell'internazionalizzazione, sul piano tecnologico, quindi la formazione, ma l'università interviene anche sul piano proprio della invenzione dei nuovi prodotti e dei nuovi servizi che possono consentire alle aziende di fare economia nel mondo moderno. La cronaca ci porta a Vibo, la notizia la leggiamo insieme. Due marittimi senegalesi sono rimasti feriti a causa di uno scoppio nella cucina del motopesca battente bandiera spagnola sul quale erano imbarcati. I feriti sono stati soccorsi dalla capitaneria di Vibo, il più grave dei due, che sono fratelli, è stato trasferito al centro Grandi Ustionati di Catania, mentre l'altro è stato ricoverato all'ospedale di Vibo. La capitaneria ha avviato un'inchiesta per accertare la dinamica del ferimento. Altre
immagini, quelle che vi proponiamo ora, l'isola di Cirella vista con gli occhi dei delegati del Parco Marino Riviera dei Cedri. Emilia Canonaco. Quello del motore della piccola barca è il solo rumore che risuona sullo specchio di mare riscaldato da un sole ancora caldo. L'isola di Cirella, che durante questa estate ha fatto da sfondo alle vacanze di decine di migliaia di turisti che hanno scelto Diamante per trascorrere le ferie, è tutta di un piccolo gruppo di escursionisti che l'hanno raggiunta per perdersi tra i suoi colori. Parliamo dell'escursione organizzata dal Parco regionale Riviera dei Cedri. Piero, Luigi, Italia, Alfonso si sono addentrati nella fitta vegetazione dell'isola, in alcuni tratti rimasta inesplorata. Già sbarcare sull'isola di Cirella non è operazione semplice a causa della mancanza di un vero e proprio punto d'attracco. Una volta lasciato il mare e conquistata la terraferma, ci si trova di fronte ad un sentiero anch'esso poco agevole. Ma la straordinaria bellezza del luogo, unita alla voglia di essere parte di una natura ancora incontaminata, fa dimenticare la fatica e mette benzina nelle gambe. La flora presente sullo spicchio di terra è variegata e non mancano le piante grasse, più limitata la flora, ma l'isola di Cirella trasuda storia. Ne sono testimonianza i resti di un'antica torre di osservazione militare, da dove intorno al 1600 si avvistavano i pirati. Lungo tutta la superficie, inoltre, sono presenti ciottoli di probabile epoca romana. Una esperienza indimenticabile, quella fatta dai volontari del Parco Marino Riviera dei Cedri. Dopo il contatto diretto, ora impegnati senz'altro in programmi di recupero che potrebbero presto rendere l'isola fruibile anche ai turisti, nel massimo rispetto, si intende, della natura di quei luoghi. E ora saliamo a 1600 metri, siamo a Montescuro per l'edizione numero 26 della salita della Sila Stefania Belvedere. 26esima salita della Sila, la più antica e affascinante cronoscalata italiana, organizzata dalla Scuderia Cosenza Corse e dall'ACI Provinciale, ritorna nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna. I motori si scaldano e via per 9 km e mezzo sull'affascinante e complesso tracciato che da Cone d'Aria di Celico si inerpica fino al valico di Montescuro. A tagliare per primo il traguardo dell'edizione 2012, come per tradizione, uno scola. Domenico Junior, su Osella PA21 della Cosenza Corse, segna un tempo inarrivabile, abbassando ulteriormente il record del tracciato che lui stesso aveva soffiato a Bruccoleri durante le prove. Una salita perfetta per il giovanissimo asso cosentino, che ha tenuto a bada gli assalti dei rivali, che nulla hanno potuto contro un crono che ha lasciato il vuoto dietro. Andata male invece in Serie D, parliamo ovviamente di calcio, la trasferta del Cosenza. Facciamo il punto della domenica delle calabresi con Gianluca Pasqua. Due partite vinte all'ultimo respiro, una in pugno per 80 minuti regalata all'avversario, più agguerrito e concreto. Il Cosenza dilapida una buona prestazione al Celeste di Messina, lasciando la Sicilia senza punti e senza primato. I rossoblù di Gagliardi, che conferma Ferlez tra i pali e inserisce Pietro Variale, indovinano l'approccio. Adriano Fiore ovunque, da un pallone rubato a centrocampo tra le proteste dei padroni di casa, nasce l'azione del vantaggio. La prima conclusione di Mocero è murata alla difesa. Fiore è il più convinto, il suo tiro si insacca alle spalle di Taranto.
La domenica dei lupi trascorre sulle ali dell'entusiasmo, Salvino tira la distanza, Pesce ha a disposizione una serie di occasioni che non concretizza, Mocero cerca il gol su azione che non arriva, il Messina ringrazia e sul finire del primo tempo prova a rientrare in partita con Tiscione che su calcio di punizione sfiora il palo, poi in solitudine aggira Scigliano e va al tiro da posizione defilata. È un sussulto ma è anche il copione della ripresa, Saraniti semina scompiglio in area silana, l'azione prosegue e Giannuzzi impegna a terra Ferlez. E poco dopo il solito Tiscione salta ancora a Scigliano e inganna il portiere sloveno con una parabola velenosa che vale il pareggio. Il Cosenza incassa ma trova immediatamente il riscatto, azione veloce per linee centrali, una specialità per Biccio Arcidiacono che entra nel corridoio e supera Taranto, 2-1. Non è finita, il Messina adesso è più pericoloso e Ferlez sbroglia due situazioni difficili. Dall'altra parte Pesce si propone ma non è efficace, Mocero dal canto suo non inquadra lo specchio, che invece c'entra con l'aiuto di una deviazione Giardina su calcio di punizione che beffa Ferlez. Il 2-2 è una batosta che il Cosenza assorbe a fatica, Arcidiacono tenta un nuovo miracolo, poi però i lupi si fanno schiacciare nella propria area e alla fine Citro indovina posizione e tiro per completare la beffa del Celeste. Matricola terribile quella di Rando, così come quella guidata da Franco Giugno che domina l'altro Messina imponendo il pareggio. Il Montalto non soffre mai l'esperienza di Corona e del debuttante Leon, anzi crea numerosi pericoli e con Iannelli sfiora in diagonale la rete del vantaggio. A inizio ripresa però la rete del Messina con Croce che sfrutta un corner dalla destra e impiega due colpi per superare la Munno. La reazione dei padroni di casa è veemente, Giugno viene espulso per proteste, Iannelli spreca una prima occasione, poi dopo l'espulsione di Cagliazzo per fallo sul Poltero non sbaglia sulla assist di Tomaseo. A 5 minuti dal termine c'è anche la rete del vantaggio, ma la giocata di Iannelli è giudicata fallosa e il Messina si salva. A razza invece la Vibonese torna al successo battendo un irriconoscibile Sambiase. La squadra di Soda pressa gli avversari, Saturno è scatenato e dopo una prima palla gettata alle ortiche si rifà sull'assist di campo battendo Desio. Il Sambiase si vede poco anche quando con l'espulsione di Zegatti ha l'uomo in più. Nella ripresa Saturno lancia lungo Marasco che si porta il pallone avanti con il petto e lo scaraventa alle spalle di Desio per il 2-0 che chiude il match. Ancora sport alle 21 in diretta con Replay e Gianluca Pasqua. Adesso uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Pino Gigliotti è già pronto in studio per la seconda parte di Parola Mia, invece l'informazione torna alle 22:30. Grazie per averci seguito, buona serata.